あとは何でしょう。やっぱりそこへ入り込んでしまうっていう自分がやっぱりヒーローになった気分になるって勇者に言うと、もう僕たちはずっと面白いと思って作ってるんですよね。そうするとなぜ遊ばなくなるのかっていうと難しいから。In questa edizione del Poro TG parleremo di una mossa di Nintendo che riaccende le speranze per i Nintendo Direct, un teaser per un ritorno attesissimo su PS5, una rivoluzione per il multiplayer online di Nintendo e non solo. Prima di iniziare vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto, lasciando un like e iscrivendovi attivando la campanella delle porotifiche oppure seguendomi su tutti gli altri social. E se proprio vi sentite dei real poracci potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro ho posto la versione HD di tutti i meme del momento. Iniziamo! Prima di iniziare con le notizie principali, qualche rapido aggiornamento. Pikmin 3 Deluxe è ufficialmente diventato il titolo più venduto della serie, raggiungendo la quota globale di 1,91 milioni di copie vendute. Nonostante un'uscita passata in sordina a causa dell'estrema vicinanza di altri titoli di spicco, il gestionale Nintendo è riuscito a superare il record del primo Pikmin su GameCube, che fino ad ora era stato l'episodio di maggior successo del brand. Speriamo che questo sia un buon incentivo per accelerare i lavori dietro al seguito e vedere il prima possibile il tanto rumoreggiato Pikmin 4. Dopo anni di rumor è stata finalmente scoperta la verità su una presunta collaborazione tra Nintendo e Microsoft, ovvero la remaster in HD di 007 GoldenEye. Per anni infatti si è vociferato a proposito di una riedizione del seminale shooter ad opera di Rare apparso su Nintendo 64 nel 1997. La remaster, proprio come accaduto per Perfect Dark, era prevista su Xbox 360 all'interno del catalogo Xbox Live Arcade, ma nonostante il progetto fosse praticamente ultimato nel 2007, il gioco non vide mai la luce a causa di dispute legali sui diritti di James Bond. Ora, dopo il gameplay footage apparso sul canale YouTube di Graslu00, i file di gioco sono stati effettivamente leakati e 007 GoldenEye HD gira perfettamente su emulatore. Ovviamente evito di mostrarvi il footage, ma sappiate che se siete dei nostalgici del Nintendo 64 o dei curiosi retro gamer, il gioco è facilmente reperibile online. Passiamo ora alle notizie principali. Nintendo of America ha pubblicato un annuncio di lavoro che ha riacceso le speranze per quanto riguarda un format amatissimo dalla fanbase, il Nintendo Direct. Nonostante il successo di queste presentazioni, l'ultimo Direct vero e proprio è stato pubblicato il 4 settembre 2019, praticamente un secolo fa, ma attenzione perché qualcosa inizia a smuoversi in casa Nintendo. Infatti la divisione nordamericana della grande N ha aggiornato la pagina dove vengono inseriti gli annunci di lavoro, tra i quali figura una posizione aperta che ha attirato l'attenzione di tutti. Il ruolo da ricoprire sarebbe quello di Associate AV Producer, sostanzialmente un videomaker. Tra le mansioni da ricoprire figura la seguente: assistere nel riprendere scene live action da utilizzare all'interno di Nintendo Direct e altre iniziative di marketing. Insomma, dopo tutto il casino della pandemia, la macchina produttiva di Nintendo sembra aver ripreso il via e dopo più di un anno di Direct Mini, Indie World e Partner Showcase, la grande N potrebbe aver iniziato a preparare il terreno per un ritorno in grande stile dei Direct. C'è solo da domandarsi quando questo potrebbe accadere. Dopotutto il 2020 ha visto il proliferare di eventi minori e improvvisi dedicati a singoli brand e credo che anche febbraio e marzo verranno monopolizzati da eventi del genere, a tema Pokémon e Zelda. A questo punto la finestra di pubblicazione più sensata per un Direct potrebbe essere quella coincidente con l'E3 di Los Angeles, quindi non proprio dietro l'angolo, ma come si dice, meglio tardi che mai. Voi che ne pensate? Dalle parti di Sony invece continuano a impazzare i rumor che vorrebbero il ritorno di un titolo che ha segnato indelebilmente la storia di PlayStation, ovvero Silent Hill. È dalla cancellazione di PT che la serie di Silent Hill è protagonista di indiscrezioni che vorrebbero Sony partecipare nel rilancio di una serie storica che negli ultimi anni però non se la passa così bene. A riaccendere la speranza dei fan, questa volta ci ha pensato il compositore originale di Silent Hill, Akira Yamaoka, che recentemente ha messo la sua firma sulla colonna sonora di The Medium, horror per ora esclusiva per la next gen Microsoft. Intervistato dal HAL Hub, il compositore ha affermato di essere al lavoro su un progetto importante, quello di cui,
Cito testualmente: molti sperano di avere notizie a riguardo. I fan di Silent Hill sono subito impazziti e non hanno tutti i torti, e l'affermazione di Yamaoka si inserisce perfettamente nella costellazione di indizi che vorrebbero Bluepoint Games al lavoro su un soft reboot della serie, seguendo il percorso tracciato con Demon's Souls. Il video dell'intervista, tra l'altro, è stato rimosso dal canale che lo aveva postato, alimentando ancora di più l'hype su un probabile annuncio. Secondo voi, Silent Hill verrà resuscitato in qualche modo da Sony e Bluepoint Games? Proseguendo, ci sono grosse novità per quanto riguarda l'online di Nintendo. Non sappiamo quando questi cambiamenti saranno effettivi, ma se non altro Nintendo ha iniziato ad aggiornare server e infrastrutture. Finalmente, aggiungerei. Il collo di bottiglia più incredibile di Nintendo Switch è sicuramente l'inadeguatezza delle funzionalità online proposte dall'ecosistema della console. Non voglio dilungarmi ora su tutto quello che non funziona a riguardo, anche perché credo che basti provare anche solo un titolo first party multigiocatore online per rendersi conto che qualcosa non funziona nel migliore dei modi. Dei modder si sono resi conto però che la demo di Monster Hunter Rise è il primo gioco ad adottare un protocollo diverso da quello utilizzato negli ultimi 18 anni. Il sistema NX, utilizzato per la gestione dei server multiplayer, è stato rimpiazzato dal più recente NPLN, ancora in fase di testing. Questo significa che anche se non ci saranno cambiamenti nei giochi già pubblicati, le prossime uscite adotteranno una gestione molto più funzionale dei server, sempre che si tratti di giochi che non sfruttino il peer-to-peer. Vi lascio in descrizione un link con tutte le spiegazioni tecniche nel caso voleste approfondire gli aspetti più complessi. A me basta sapere che Nintendo si stia applicando per migliorare una situazione disastrosa e fuori dal mondo. Il successo dell'abbonamento Nintendo Switch Online in un certo senso ha costretto la grande N ad aggiornarsi, e spero vivamente che questo porti a un'esperienza online stabile e al passo con i tempi. Infine, si è tanto parlato di compleanni e il 2021 in effetti è ricco di ricorrenze che potrebbero essere celebrate in modo corposo da Nintendo. Beh, a quanto pare, per la serie di Fire Emblem e il suo 30° anniversario, i festeggiamenti non includeranno, almeno per ora, alcun annuncio rivoluzionario. Dopo la riedizione del primo episodio della serie, disponibile sull'eShop con una release a tempo limitato, Nintendo ha annunciato che i festeggiamenti per celebrare la storia della saga proseguiranno l'8 febbraio con una video intervista a 7 doppiatori che hanno prestato la voce in svariati episodi. Un modo un po' atipico per spegnere le candeline, ma potrà comunque essere un'ottima occasione per riflettere sul passato di Fire Emblem e magari venire a conoscenza di qualche interessante retroscena. Insomma, meglio di niente, l'importante è che presto Nintendo si sbilanci anche sui piani per Zelda, visto che l'attesa sta diventando insostenibile. E queste, poracci, erano tutte le notizie del Poro TG di oggi. Vi aspetto nei commenti per discuterne assieme e, come al solito, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Se volete rimanere aggiornati sul mondo Nintendo e dei videogiochi in generale, potete continuare a seguirmi qua su YouTube attivando la campanella delle porotifiche, oppure su uno dei miei tanti social. Su Ko-fi invece potete offrirmi un caffè virtuale mentre passate in rassegna i meme del momento. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Io sono il Poro TG, Michele News, ciao! やっぱり例えばスーパーマリオのゲームで言うと、もう僕たちはずっと面白いと思って作ってる。